Nella sala conferenze delle tenute Barone Pizzini di Provaglio d'Iseo si è tenuto il convegno di Cogeme Nuove Energie dedicato al teleriscaldamento a freddo rivolto a imprese e territorio con lo scopo di dare risposte alle esigenze dei distretti urbani. Siamo qui oggi per cercare di rappresentare la società di Cogeme sul territorio che opera nel mondo dell'efficienza energetica e vuole essere il player, il partner per amministrazioni comunali, industrie e anche cittadini per il campo dell'efficienza energetica. Interveniamo dalla parte dell'installazione e gestione di impianti a fonti rinnovabili e su quanto riguarda le reti teleriscaldamento. L'obiettivo di oggi è quello di voler riportare sul territorio con questo incontro che ha come titolo quella che è la dorsale per noi della storia di Cogeme, ossia dare la priorità al territorio di sviluppi di infrastrutture che permettano un domani di essere più green rispetto ad oggi. Vogliamo superare noi stessi, cercare di vedere oggi quelli che gli altri vedranno domani. Allora, il mondo dell'efficienza energetica oggi è già avanzato. Parlare di efficienza energetica, di servizi, è una cosa ormai nota a tutti. Noi vogliamo andare oltre. Stiamo parlando di efficienza energetica a livello globale e territoriale, dove vogliamo portare con l'incontro di oggi, dove si parlerà di teleriscaldamento freddo, un esempio pratico svolto in un paese della Bresciana, nel quale abbiamo costituito questa rete di teleriscaldamento di quinta generazione, dove non circola acqua a 100 gradi come nelle tradizionali reti di teleriscaldamento, ma circola acqua a 15-20 gradi. Quindi utilizziamo dell'acqua tecnica e creiamo, attraverso l'energia del terreno e l'energia termica dell'acqua, acqua utile per riscaldare e acqua calda sanitaria. Rivolgo una domanda a chi sostiene questo da tempo. Come sa benissimo, noi siamo da 20 anni coltivatori biologici e a cui teniamo moltissimo questo tratto di fisionomia della nostra azienda, perché racchiude in una sola parola un insieme di azioni. Abbiamo una cantina a bassissimo impatto sul territorio, ci teniamo a sottolinearlo. Siamo dotati di pannelli solari, così come siamo dotati di un impianto di fitodepurazione per lo smaltimento delle acque. Quindi il nostro sguardo è già da almeno un ventennio indirizzato su questo sviluppo e questa evoluzione. Noi diamo il benvenuto a questo sviluppo perché forse inizia ad essere oggi sottolineato in maniera più sensibile. Come abbiamo intrapreso 20 anni fa l'attività biologica, oggi segnalare che questo è un plus della Francia corta per noi è di grandissimo risalto. Lo stesso ci auguriamo che lo sia per le energie alternative. Avere nei prossimi 20 anni uno sviluppo di tutto il territorio Francia corta volto alle energie alternative. Del resto il Vinitaly ha segnato anche per questa volta un grande record per noi della Francia corta come consorzio tutto assieme, per cui siamo estremamente orgogliosi. Oggi abbiamo oltretutto un impatto anche sulle terre straniere, quindi sull'estero, molto significativo, a cui crediamo molto.